Edoardo Leo, Stefano Accorsi. Io il computer, sempre, perché devo scrivere, cioè lo devo avere sempre dietro. Io il telefono. Io non lo so, perché normalmente è quella che sento la sera prima di andare a dormire, che poi canto pure di notte mentre dormo e poi la canto alla doccia, non ce n'è una fissa, diciamo. Come fa? Io l'ho anche cantata. Grazie. L'ultima volta che ho pianto seriamente su un set in cui c'era una scena, successo qualche mese fa, una scena in cui era previsto che io piangessi, ma a un certo punto la cosa mi è sfuggita di mano e a fine set, per motivi insomma che non è manco, è troppo lunghi da raccontare, ho continuato a piangere per 20 minuti senza fermarmi. Io un po' di tempo fa, me lo ricordo perché non piango spesso, e dopo una discussione con mia moglie. Forse mi piacerebbe prevedere il futuro. Viaggiare nel tempo. Ricordo con precisione l'essenza della felicità, per me è la prima bicicletta che mi hanno regalato. Io quella sensazione di quando ho visto quella prima bicicletta non me la dimenticherò mai. Mi ricordo che ero andato probabilmente a Ravenna in un hotel a vedere uno spettacolo di Ronconi, l'Arlecchino servitore di due padroni, di Streller. E adesso non è che voglio, perché mi ricordo tutto, perché mi ricordo che quella sera finimmo tardi, dopo il teatro avevo degli amici che ci recitavano e io sono andato sul tetto dell'hotel che albeggiava ed è stato un momento di gioia intima, profonda e molto riservato, privato. Sai, può essere la tuta da ginnastica un giorno e invece c'è la volta che voglio di metterti un abito. Dipende veramente da come stai, però tendenzialmente ti direi la tuta, io sto sempre bene in tuta, scarpe da ginnastica. Io invece un giubbotto di pelle. Enjoy the Silence, quella mi piace tantissimo. Sì. No, la mia è Jungle End di Bruce Springsteen e il libro, tanti, però uno al quale sono legatissimo è Il pasticciaccio brutto di Via Merulana di Gadda, perché è il libro su cui ho fatto la mia tesi di laurea, per quello. La coscienza di Zeno. Morire. Gli squali. Forse farei sparire però l'ignoranza, rendendo le persone tutte un po' più consapevoli di quello che gli succede intorno. Credo che viviamo un momento trasversalmente abbastanza delicato e credo che la classe dirigente abbia una missione morale, che non vuol dire sentirsi superiore agli altri, vuol dire rendersi conto che, come diceva Spider-Man, quando gestisci un grande potere è una grande responsabilità. Nel dubbio, fallo. Il mio è finché non sono insormontabili, i problemi possono essere delle opportunità. Un sacco di cose. Anch'io. I dolci. Giocare a tennis. Giocare a paddle. Cucinare in generale. Non ho mai distillato grappe. No, nemmeno io. Non ho mai fatto una birra, per esempio. Tu hai mai costruito un ponte? Un ponticello. Un ponticello piccolo, ma un ponte grande? Mai. Non sappiamo costruire ponti grandi. Nuvole. No, metaforicamente mi piacerebbe essere, forse il vento può essere qualcosa che ti rinfresca quando c'è qualcosa di molto confortevole, può essere qualcosa utile per spazzare via le nuvole, gli Accorsi, ecco. No, niente, nessuno, è andata già delusso così. Ecco, io forse in un gatto mi reincarnerei. Io sono allergico, quindi niente. Quindi spero di non conoscere Accorsi. In un'altra vita.